Buongiorno a tutti e benvenuti a questo secondo incontro della seconda settimana del corso di statistica per la Digital Economy. L'obiettivo della prima settimana e anche dell'ultima volta è quello di fare un riepilogo sulle analisi univariate. Adesso affrontiamo il problema dell'analisi di due variabili quantitative, cioè di due variabili le cui modalità sono misurate tramite numeri. Ad esempio, supponiamo di voler analizzare la relazione tra il numero di dipendenti di una serie di supermercati e il fatturato espresso in milioni di euro. Questi sono, noi vogliamo vedere come varia la Y, il fatturato, in funzione del numero dei dipendenti. E o analizzare queste due variabili in maniera simmetrica tra di loro, senza una variabile esplicativa e una variabile dipendente. Anzi, quello che facciamo oggi è proprio questo, cioè trattiamo tutte le variabili sullo stesso piano logico, senza chiederci quali sono le variabili esplicative o quali sono le variabili invece che devono essere spiegate, quali sono le variabili dipendenti. L'analisi può essere inizialmente fatta guardando il diagramma di dispersione. E cioè rappresento questi 7 punti, perciò ho una matrice che è 7x2 e questi 7 punti sono rappresentati nel piano cartesiano. Vedete, questo punto presenta è un supermercato che presenta un numero di dipendenti inferiore alla media. Gli assi cartesiani al centro sono dati dalle medie aritmetiche di due fenomeni. Questo è un punto che si colloca nel terzo quadrante, cioè che presenta un numero di dipendenti inferiore alla media e un fatturato inferiore alla media. Similmente, vediamo un po' altri punti, questo punto E presenta un numero di dipendenti superiore alla media e un fatturato superiore alla media. In generale, i punti che si collocano nel primo quadrante e o nel terzo quadrante indicano una relazione crescente tra le due variabili. Ci chiediamo come facciamo a avere un indice che tiene conto di quello che abbiamo detto finora, cioè che se i punti sono inseriti in termini di scostamenti dalla media prevalentemente nel primo e nel terzo quadrante, chiaramente la relazione è di tipo crescente. Viceversa, se i punti sono collocati nel secondo e nel quarto quadrante, la relazione è di tipo al contrario decrescente. Perciò questa slide riassume quello che abbiamo appena detto. Punti qua o punti qua nel primo e terzo quadrante, relazione crescente. Se invece i punti sono disposti in maniera casuale in tutti e quattro quadranti, bene, non possiamo dire niente sul tipo di relazione fra due fenomeni. Anzi, se i punti in termini di scostamenti dalla media sono disposti in tutti e quattro quadranti, probabilmente la relazione di tipo lineare non c'è. E qua facciamo riferimento ad una relazione di tipo lineare. Allora, questi scostamenti dalla media io li posso calcolare velocemente, ecco, calcolo le medie dei due fenomeni e mi calcolo gli scostamenti dalla media. Vedete, questo è un punto che si colloca nel terzo quadrante, scostamenti negativi dalla prima variabile, scostamenti negativi dalla seconda variabile. Quando io vado a moltiplicare tra loro questi due scostamenti, il meno con il meno diventa più. Similmente, un punto che è nel primo quadrante presenta segni più. Quando vado a moltiplicare tra di loro questi due scostamenti più per più, mi rimane più. Di conseguenza, se io vado a moltiplicare gli scostamenti di x dalla media con gli scostamenti di y dalla media, gli scostamenti che le coppie di scostamenti che sono nel primo e nel terzo quadrante danno luogo ad un prodotto che ha segno più, perché quelli nel terzo quadrante qua ho segno meno, il prodotto mi diventa segno più. Di conseguenza, un indice per capire il tipo di relazione tra le due variabili è dato dalla media dei prodotti degli scostamenti. Prendo questi scostamenti, ne faccio il prodotto e poi ne faccio la media. Questa indice, che è la media del prodotto degli scostamenti, si chiama covarianza. Perciò,
covarianza maggiore di 0 indica che la relazione tra le due variabili è di tipo diretto, cioè vuol dire che qua prevalgono, in questa somma prevalgono gli addendi che hanno segno più, cioè prevalgono i punti che sono collocati o nel primo quadrante in termini di scostamenti dalla media o nel terzo quadrante, viceversa nel caso in cui covarianza è minore di 0. Covarianza uguale a 0 e vicina a 0 vuol dire che le due variabili sono incorrelate. Qua facciamo riferimento ad una relazione di tipo lineare, vedete che non c'è x elevato al quadrato, non c'è log x, eccetera. Questo qua è semplicemente x, i valori delle due variabili senza alcuna trasformazione. Bene, vediamo un po' allora di ragionare sull'unità di misura della covarianza. Se x è espresso, ad esempio, in chilogrammi e y è espresso in centimetri, la covarianza in che unità di misura è espressa? Se qualcuno. Allora, se x è espresso in chilogrammi e y è espresso in centimetri, perciò la covarianza, vedete, media dei prodotti degli scostamenti. Qua faccio chilogrammi meno la media che è in chilogrammi diventa chilogrammi. Qua diventa centimetri meno la media che è in centimetri mi rimane centimetri. Allora, in che unità di misura è espressa la covarianza? Provate a scrivere qualcosa nella chat. Se x è espresso nell'unità di misura, faccio per dire euro, e l'altro è chilogrammi per centimetri. Ma certamente, se questo qua è x espresso in chilogrammi, questo è espresso in centimetri, questo sarà chilogrammi per centimetri. Cioè, è un'unità di misura, perciò, che dipende appunto dall'unità di misura dei valori originari. Questo è il problema della covarianza. Perciò il segno è sicuramente interpretabile. Covarianza maggiore di 0, relazione diretta. Covarianza minore di 0, relazione inversa. Però è espressa nell'unità di misura che è data dal prodotto dell'unità di misura delle due variabili. E di conseguenza capite bene che occorre calcolare un indice che prescinde dall'unità di misura dei valori originari. Quest'indice che prescinde dall'unità di misura dei valori originari, che altresì è un numero puro, è il coefficiente di correlazione lineare. E vedete, se x e y sono espresse in chilogrammi e centimetri, qua ho le due varianze che sono chilogrammi al quadrato diviso per centimetri al quadrato sotto radice quadrata, perciò ho chilogrammi per centimetri diviso chilogrammi per centimetri e il rapporto è dato da un numero puro, in quanto queste unità di misura si semplificano. Allora, il coefficiente di correlazione lineare non è altro che quella che si chiama la covarianza standardizzata, è un numero puro, un indice che varia tra meno 1 e più 1, e se la covarianza è 0,86 indica che la relazione lineare è diretta e pari all'86% del valore massimo possibile. Ci sono diverse espressioni di calcolo del coefficiente di correlazione lineare, se vado ad esplicitare il valore della covarianza e il valore delle due varianze, ecco quello che ottengo. Perciò queste qua sono formule alternative che già avete visto nel corso di statistica per il calcolo della correlazione. Bene, adesso andiamo in MATLAB e vediamo di implementare direttamente queste formule. Perciò il file da cui partiamo si chiama correlazione intro, che è il primo, andiamo dentro, correlazione intro, qua, questo file qua, questo è il file di input, formato M, relativo file di output, file di input in formato MLX, codice e output del codice e file di output. Bene. Allora, andiamo dentro questo. Prima andiamo a vedere il file di Excel, come è fatto questo, il file di input. Perciò ho queste due variabili. Il mio obiettivo è analizzare la relazione lineare tra il prezzo e la potenza rispetto a questi una serie di ohm tietra.
Bene. Il quesito, caricare dentro MATLAB i dati presenti in questo file di inputcore.xlsx. Io qua li ho caricati con la funzione xlsread. Adesso eseguo questa istruzione con il tasto F9, vedete, destro F9. Allora, finalmente adesso il tasto F9 non mi interferisce con la mia registrazione del software esterno. Ho disabilitato, purtroppo, in precedenza il tasto F9 andava ad interferire con il tasto del mio software di registrazione e perciò alcune lezioni purtroppo erano tagliate in passato. Adesso non faccio più questo errore. Dunque, i dati li vado a caricare con la funzione xlsread. Vogliamo per esempio vedere come si caricano i dati con la funzione read table. Proviamolo. Allora, io faccio clear all, vedete, clear all, cancello tutto quello che c'è nel mio workspace. Vediamo un po' se qualcuno vuole intervenire. Ho sentito un rumore di sottofondo e vediamo se c'è qualcosa nella chat. No, non c'è niente nella chat. Allora, il mio obiettivo, ripeto, è caricare i dati da questo file Excel, analizzare la relazione tra prezzo e potenza tramite la covarianza e il coefficiente di correlazione lineare. Fase 1, i dati devono essere portati dentro MATLAB. Perciò invece di xlsread, qua lo metto, per esempio, modo alternativo di caricare i dati tramite readtable. Perciò metto x, no, chiamo x con 1, read table, c, ecco, così lui mi fa vedere col tabulatore già i file che sono nella mia current folder che iniziano con c. Il file deve essere nella vostra current folder. Infatti questo ieri con voi ho avuto diverse chat tramite Teams. Mi raccomando di scaricare anche il file di input nella stessa folder con cui lavorate. Lo dovete vedere questo file di input. Vedete, qua vedo direttamente quando faccio, per esempio, CI tabulatore, i file che iniziano con, in questo caso con CO, che sono dentro la mia directory corrente core XLSX. Poi, e gli devo dire come si chiama il foglio, sheet, e qual è il nome del foglio. Foglio 1 mi propone, perché si vede che qua c'è solamente in questo file il foglio 1, e infatti è così, ed è che c'è solamente il foglio 1 in questo file. E poi gli devo dire la zona, mi vai a prendere dalla zona A1 C26, poi range dalla zona A1 C26. Ok, poi un'altra cosa. Vedete in questo file di Excel la prima colonna contiene i nomi delle righe. Perciò se io lo lancio in questa maniera, value selection, iscon 1, non gli ho detto che la prima colonna contiene i nomi delle righe. Di conseguenza, quando lui lo carica, iscon 1 è una table che ha tre colonne. Vedete, la prima colonna contiene la marca, e seconda il prezzo e terza la potenza. Al contrario, io gli devo dire read row names è true. Se read row names è true, se read row names è true, a questo punto vedete che lui inserisce i nomi delle unità direttamente, appunto, come nomi delle righe. Vedete che la mia table ha due colonne. Al contrario, prima la table avrebbe avuto tre colonne. Al contrario, lui ha solamente due colonne e la prima colonna del file di Excel è stata presa come nomi delle righe. Allora,
Allora, ISCON 1, perciò mi mette, tramite il comando read table, mi mette tutto in un contenitore unico che è una table. Se io invece opero con xls read ed eseguo questa istruzione, io ho che x è solamente il contenuto in termini numerici del file. Nomi contiene un cell array, cioè un contenitore di stringhe. E Pippo, al contrario, Pippo contiene una cell, cioè un contenitore sia delle etichette sia dei numeri. Questo era il vecchio modo di caricare i dati mediante XLSRead. Ecco, vedete che dentro con XLSRead io ho inserito la zona A2C26. A2C26, cioè ho lasciato perdere la riga 1. Con il comando read table, al contrario, io inserisco anche la riga 1. La riga 1 viene vista da MATLAB come contenitore delle etichette delle variabili. Insomma, quando voi avete già tirato dentro questi i numeri che si riferiscono alle due variabili e volete analizzare la correlazione, niente di più semplice. Avete questa matrice X e fate core X. Core X e questa Core X vi produce direttamente ho due variabili. Core X vi produce una matrice 2x2 che è la matrice che contiene sulla diagonale principale il valore 1, che sarebbe la correlazione tra una variabile e se stessa, e al di fuori della diagonale principale il coefficiente di correlazione lineare. In questo caso, coefficiente di correlazione lineare tra le due variabili in esame, che sono il prezzo e la potenza, è pari a 0,8076. Vuol dire che la correlazione è pari poco meno dell'81% del valore massimo possibile. Dunque, una relazione crescente vuol dire che i punti in termini di scostamenti dalla media sono disposti prevalentemente nel primo e nel terzo quadrante. Una relazione crescente è pari, abbastanza alta, perché è pari all'81% circa del valore massimo possibile. Se invece di fare la correlazione io volevo la covarianza, cov, d'accordo? Cov, vedete che cov sicuramente, vedete che è valori positivi. Questi invece sulla diagonale principale ci sono le due varianze, perché cor mi dà luogo alla matrice di correlazione. E cov mi dà luogo alla matrice di covarianza. Adesso lo vediamo meglio successivamente. Perciò, mentre la covarianza espressa nell'unità di misura del prodotto delle due variabili, e vedete che questi numeri sono questi per 10.000, vediamo un po' di vedere questi numeri con un formato magari senza la notazione ingegneristica, format G, format, vediamo un po', format long G, ecco. Chiaramente col tabulatore, se non mi ricorda a memoria una determinata opzione, ora vediamo un po' com'era short G, credo che fosse. Vediamo un po', format short G, cov, eccolo qua. Vedete, adesso lo visualizzo, vedete come 94.503 la covarianza. 94.503 è dato dal prodotto dell'unità di misura di prezzo per potenza e perciò euro per kilowatt, un'unità di misura che non esiste. Perciò questo 94.503 mi serve per dire che il valore è positivo, la relazione è crescente tra le due variabili, però poi io l'interpretazione la faccio su R, sulla matrice di correlazione, perciò il coefficiente di correlazione è l'81%. Allora, non ci rimane altro che andare a implementare adesso questa formula. Il coefficiente di correlazione, che lo trovo direttamente tramite la funzione core, non è altro che la covarianza diviso la radice quadrata del prodotto delle due varianze. Sì, allora, oppure lo implementiamo proprio da zero, vediamo, vedete. Allora, questa prendo la prima colonna e ci tolgo la media. Allora, mi calcolo le medie delle due variabili.
mini x, ovvero m, contiene il primo elemento di m contiene la media della prima variabile, secondo elemento di m contiene la media della seconda variabile. Con questa istruzione prendo la prima colonna e ci tolgo la media della prima variabile. Questi sono gli scostamenti dalla media, d'accordo? Con quest'altra istruzione io prendo gli scostamenti dalla media della seconda variabile. Perciò questa è la matrice n per 2 di scostamenti dalla media. Perciò questa matrice, la matrice degli scostamenti dalla media, che media avranno queste due colonne che sono semplicemente gli scostamenti dalla media? Abbiamo già visto diverse volte, gli scostamenti dalla media hanno media 0 per definizione. Poi posso mettermi anche qua, invece di calcolare le due medie degli scostamenti dalla media, fare il plot dove metto sull'asse della scisse gli scostamenti dalla media della prima variabile, sull'asse delle ordinate gli scostamenti dalla media della seconda variabile, e poi magari rappresento tramite dei pair. Andiamo un po' a vedere il grafico. Un altro grafico sotto. Eccolo qua. Vedete una relazione crescente, vedete, in termini di scostamenti dalla media. Perciò se io qua tracciassi gli assi e tools, vediamo un po' tools. Sicuramente c'era basic fitting, sicuramente c'è la possibilità poi di tracciare una linea verticale oppure una linea orizzontale. E inserisci un'ellisse? No. Dunque, vediamo un po'. Sicuramente c'è. Basic fitting, data statistics. Vediamo un po', andate qua nel menu e nel menu poi potete fare tutta una serie di cose. Data statistics, vediamo un po', tools, basic fitting. Ecco, volete fare un fit di tipo lineare, eccolo qua, e questa è la vostra retta, vedete? Vostra retta che avete o sono in termini di scostamenti dalla media, perciò il coefficiente A dell'intercetta è 0. Questo coefficiente mi dice che ad un incremento unitario di x corrisponde un incremento di y di 0,81. Andiamo un po' a vedere l'R quadro. L'R quadro 0,65,22. L'R quadro, dal nome R quadro, non è altro che il coefficiente di correlazione lineare al quadrato. Perciò, se prendo questo SQRT di 0,6522, ottengo il mio 0,81 circa, cioè il valore del coefficiente di correlazione lineare che ho trovato prima. Questo appunto è il cosiddetto R quadro. Se invece voglio un fit di tipo lineare, un fit un po' più complesso, cioè un fit di tipo quadratico, eccolo qua, un fit di tipo cubico, e qui potete fit result, poi il numero dei significant digits, quanti valori decimali volete ottenere, eccetera. Dunque, poi, vabbè, torniamo a noi. Questo era, adesso ho visualizzato la relazione tra le due variabili. Vedete qua, mi sono accorto che i punti sono in termini di scostamenti dalla media, si collocano per lo più nel primo e nel terzo quadrante, relazione diretta crescente tra le due variabili. Perciò la covarianza è data dal media dei prodotti degli scostamenti. Andiamo a vedere la covarianza, l'espressione, la covarianza media dei prodotti degli scostamenti. Perciò guardate come si calcola la covarianza. Allora, x con 1 meno m con 1
Questo sarebbe, abbiamo detto, gli scostamenti dalla media delle prime variabili. Se io prendo il trasposto, questo vettore che è n per 1, prendo il trasposto, mi diventa 1 per n, vedete, 1 per 25. Invece, se no, questa qua sarebbe 25 per 1. D'accordo? Allora, se io prendo questo che è un vettore 1 per 25, lo moltiplico per il vettore che è 25 per 1, perciò faccio 1 per 25 per 25 per 1, moltiplico tra loro questi due vettori, il risultato è uno scalare. Il risultato è esattamente la somma dei prodotti degli scostamenti. Vi è chiaro questo? Se io moltiplico 2, 3, un vettore riga per un vettore colonna, magari non so, 5, 6, 5, 6, perciò 2, 3 è un vettore riga. Vedete che qua li separo con le virgole. 5, punto e virgola 6 è un vettore colonna, perciò queste dimensioni 1 per 2, queste dimensioni 2 per 1. Quando vado a moltiplicare il risultato della moltiplicazione di questi due vettori, che numero mi dà? Innanzitutto il risultato è un 1 per 1. Volete dirmi che numero mi dà il risultato della moltiplicazione di questi due vettori? Ditemi un po', quanto fa? 2,3, 1 per 2, un vettore 1 per 2 che viene moltiplicato per un vettore 2 per 1. Mi dite quanto fa questo risultato? Non lo fate in matra, poi dopo. Va bene. Provate un po' a dirmi quanto fa questo risultato. 28, certamente. 28, che sarebbe 2 per 5 più 3 per 6. Bravo, Jaswinder Kaud, brava. E bravo Luca Polito, 28, ma certamente. Il risultato è 28. Sa fa 2 per 5 più 3 per 6. Perciò in questo caso prende il primo elemento di iscon 1, m con 1, lo moltiplica per il primo elemento di iscon 2 meno m con 2, poi il secondo per il secondo, il terzo per il terzo e ne fa le somme. Perciò questo qua sarebbe la codevianza, il numeratore della varianza. D'accordo? Sarebbe la somma dei prodotti degli scostamenti. Metto gli scostamenti di x in un vettore n per 1, trasposto mi diventa 1 per n, moltiplico qua per un vettore n per 1, allo 1 per n per 1, il risultato è uno scalare 1 per 1. Oppure quello che io potevo fare era prendere questo qua, il vettore degli scostamenti della prima variabile, il vettore degli scostamenti della seconda variabile, y con 1 per y con 2 qua. Vediamo di nuovo questi due scostamenti, mettiamoli in una matrice. Allora gli dico, adesso a questo punto mi fai questo numerino per questo, più questo numerino per questo, più il terzo per il terzo, cioè mi fai y con 1, punto per, cioè la moltiplicazione elemento per elemento, il primo elemento per il primo elemento, il secondo per il secondo, il terzo per il terzo, l'ennesimo per l'ennesimo. E il risultato mi viene una matrice che è n per 1. A questo punto, per calcolare il numeratore della covarianza, ne faccio la somma. E questo è il numeratore della covarianza. Bene, perciò calcolare il numeratore della covarianza, il numeratore della covarianza che si chiama codevianza, in questa maniera, questo codev, oppure farlo in quest'altra maniera, moltiplicazione elemento per elemento, dopo vado a controllare. Questo codev e codev CHK sono uguali? Sono uguali? Sì, assolutamente sì. Poi, devianza della prima variabile, perciò devianza della prima variabile sarebbe il numeratore della varianza. Devianza della prima variabile, sommatoria degli sconi meno m di x meno la loro media al quadrato, cioè sommatoria degli prima colonna meno la sua media al quadrato, la somma, e questa è la devianza della prima variabile.
Similmente, somma degli scostamenti dalla media della seconda variabile al quadrato, questa è la devianza della seconda variabile. Adesso il calcolo del coefficiente di correlazione lineare è dato da questa covarianza diviso la radice quadrata delle due varianze, oppure dato che 1 su n si semplifica, è dato dalla codevianza diviso la radice quadrata del prodotto delle due devianze. Perciò codevianza diviso la radice quadrata del prodotto delle due devianze non è altro che R calcolato in maniera manuale. Perciò R calcolato in maniera manuale oppure l'elemento 1, 2 della matrice di correlazione che io ho trovato col comando COR sono esattamente la stessa identica cosa. Vedete, la differenza di calcolo è un E elevata alla meno 16 e questa è la precisione con cui MATLAB lavora, cioè circa 15 cifre decimali. In alternativa a COR, io potevo calcolare anche la correlazione tramite questa funzione che si chiama CORCOEF, che mi calcola appunto il coefficiente di correlazione lineare, ma in futuro faremo sempre riferimento invece alla funzione COR. Andiamo a vedere la funzione COR, F1. Eccola qua. Guardate. Core F1 help browser, eccolo qua. Vedete, core di una matrice n per p, di una matrice dei dati, ritorna il coefficiente di correlazione lineare tra le diverse coppie di variabili. Perciò, se ho due variabili, l'output di core è una matrice che è 2x2. Se ho tre variabili, ho una matrice che è 3x3. Dunque, ecco, già che ci siamo, facciamo anche il diagramma di dispersione, vediamo un po' di inserire le etichette, tanto cominciamo a vedere qualcosa sui grafici. Dunque, perciò il diagramma di dispersione tra le due variabili si fa tramite plot della prima colonna contro la seconda colonna e come terzo argomento vedete che c'è questa O poteva essere invece una X se volevo rappresentare i punti tramite per, oppure O per rappresentare i punti tramite cerchi, qua. Se invece S per rappresentare punti tramite quadratini, S vuol dire square, eccoli qua, poi probabilmente c'è H per hexagon, forse, sì, eccoli qua, per rappresentare punti tramite esagoni, o ottagoni ci sarà, poi insomma diversi modi. Comunque tutto documentato dentro plot. Dentro plot e qua mi dice line spec, cioè il tipo di rappresentazione. Vedete che allora che questo qua sono cerchi, questo qua se ci metto più ci mette i segni più. Se ci metto più lui li rappresenta con i segni più. Vedete? Poi se invece ci metto, vediamo un po' qualcosa di strano, P con i pentagrammi. Non si traduce pentagrammi in italiano. Eccoli qua, con queste stelle a 5 punte. Bene, comunque trovate poi tutto oppure il colore e qua scegliete il colore, R per red. Ecco qua, pentagrammi rossi, oppure qua mi sembra che sia K per black, vediamo un po' che colore è, K per black e poi a quadrati, KS, va bene? E qua potete sbizzarrirvi e fare tutto quello che volete. Perciò andare sempre a vedere l'help della funzione. L'help della funzione vi dice line spec, allora,
plot ho x, y e line spec, cioè il tipo di linea. Andate su line spec, vedete qua dice sets, the line style, marker, symbol e il colore. Perciò che colore volete, che tipologia di segnaposto volete. Eccolo qua, marker, column, non c'è niente di particolarmente difficile. Per aggiungere le etichette si fa con il comando text, per aggiungere le etichette al grafico. Perciò le etichette dobbiamo aggiungerle dove sono i punti X, dove sono i punti Y, la seconda colonna, e nomi è questo appunto il mio vettore che contiene i nomi delle righe. Perciò text gli do prima colonna, text gli devo dire dove mi vai a piazzare questi nomi. Il primo nome me lo vai a piazzare nella coordinata riferite alla prima riga. Il secondo nome me lo vai a piazzare nella coordinata x e y riferite alla seconda riga. In maniera vettoriale, le coordinate x sono date dalla prima colonna della matrice x, le coordinate y sono date dalla seconda colonna della matrice grande e poi qua con le rispettive etichette. Perciò quando eseguo questa istruzione, eccolo qua, le mie etichette. Poi posso metterci la label, x e y e il title. Ok. Vediamo che il title, vedete che è stato inserita qua in maniera dinamica come RXY. Adesso andiamo un po' a ragionarci e vedere come è stato fatto. Allora, se io come title io scrivo solamente una stringa, diagramma di dispersione, lui mi mette qua diagramma di dispersione. Va bene? Poi io diagramma di dispersione, la parola diagramma di dispersione, io la voglio combinare con il valore del coefficiente di correlazione lineare. Cioè, voglio combinare diagramma di dispersione con questo che è R1,2. Qua vedete che sto cercando di fare una cosa che non va fatta, cioè sto cercando di mettere insieme quello che è un testo con quello che è un numero. Va bene, tant'è vero che MATLAB non vi dà errori, le versioni vecchie di MATLAB sicuramente avrebbero dato errori, ma diagramma di dispersione, lui questo che è un numero, non riesce a metterlo insieme, vedete, questo testo e numero. Allora bisogna fare in modo che quello che è numero venga convertito in testo, num. Str, quello che è numero lo converte in stringa, num2str, ed eccolo qua, vedete che l'ha messo insieme. In questo caso 0.80758 è stato preso come stringa, d'accordo? Cioè, questo R12 conteneva il numero, num2str, questo qua è contenuto come stringa, vedete che è tra apici, perciò tra apici, io qua gli dico più 10, va bene, è chiaramente confondente questo più 10 perché poi la rappresentazione è esadecimale, ma avrebbe dovuto dare anche, forse anche un errore, num2str, poi più 10, qua vado a mettere insieme questo che è una stringa, poi ci vado ad aggiungere un numero. Insomma, se io voglio mettere insieme stringa e numero, il numero deve essere convertito in stringa. Perciò, magari anche con la funzione disp, il file display, qua gli dico la correlazione è due punti, qua ci metto uno spazio, la correlazione è questa. Ecco, allora a questo punto io ho un testo, viene concatenato con un altro testo, chiudo il disp, ecco qua. La correlazione è, vedete, 0.80758. Se non ci avessi messo questa operazione num2str, la correlazione è, non mi scrive niente, perché
non può mettere insieme testo con il numero, perciò il numero deve essere trasformato in stringa. È esattamente quello che si fa qua. Diagramma e RxY. Questo RxY qua, RxY e correlazione, vediamo un po', e correlazione, qua ci scriviamo correlazione. Ok, diagramma e correlazione, ci scriviamo il nome della correlazione. Perché conosce anche l'editor di testo che si chiama LaTeX, non so se qualcuno di voi l'ha mai sentito nominare, LaTeX, LaTeX Online Editor, questo, LaTeX. Ecco, questo è il software più usato nel mondo per scrivere i simboli matematici. Non tanto Microsoft Word, ma si usa questo LaTeX e Tech. Chi vuole saperne di più va sulla pagina di questo MicTech. MicTech, questo qua è il software più utilizzato nel mondo per scrivere i testi. Questo software utilizza, andiamolo a vedere anche andiamolo a vedere anche in un file nuovo di Word. Quando io faccio inserisci la mia equazione, vedete x, allora a centro circonflesso 2 e mi fa il quadrato, d'accordo? Più y underscore, questo qua 3, mi scrive y3, d'accordo? Poi più magari la sommatoria sum. La sommatoria sum di i, ecco, vedete i, eccolo qua, vedete, oppure scrivere direttamente backslash int e questo qua mi fa l'integrale, l'integrale da meno infinito a più infinito. Questo inf t, adesso invio, eccolo qua. Insomma, ci sono tutta una serie di simboli universali che vi permettono di scrivere in maniera semplice le equazioni che adesso vengono, diciamo così, vengono accettate anche da Word, da qualsiasi editor. Cioè l'elevamento a potenza si fa sempre con il simbolo qua dell'accento circonflesso, il pedice. Si fa invece con il simbolo di underscore, ecco, e in questo caso, perciò io qua gli posso dire, andiamo a vedere com'era prima, ecco, diagramma e RxY, vedete, in questo caso RxY, vedete, ho l'underscore e poi quello che voglio mettere come pedice dell'underscore, cioè questo simbolino qua, RxY, portato dentro, cioè se io mi metto qua e scrivo RxY, adesso non l'ha fatto, cioè con la graffa, vuol dire che lui quello che è in questa RxY qua lo deve inserire, vedete, XY le ha inserite entrambi come pedice. Perciò questo è il modo per concatenare una stringa con simboli matematici con un numero. Vedete, questo è stringa, fino qua è stringa, questo è numero convertito in stringa, questo qua ci metto le parentesi quadre e poi perciò questo qua scrivo un title, che è composto in parte da testo che è statico e in parte da testo che è dinamico. Testo statico che è testo dinamico, ed eccolo qua. Nelle versioni passate di MATLAB dovevo anche dirgli: guarda che io sto scrivendo in questo linguaggio LaTeX, perciò l'interprete è il linguaggio LaTeX. Nelle nuove versioni di MATLAB invece lo capisce esattamente in automatico. Cioè, se io qua ci scrivo la
come title, ci scrivo magari, non so, ci scrivo voglio fare il fighetto e ci scrivo la sommatoria per i che varia da 1 a n, non so, degli isconie, faccio per dire qualsiasi cosa, per i che varia da 1 a n, per i che varia da 1 a n. Proviamo a vedere cosa succede. Ed eccolo qua. Per ricevere da... ecco. Bene, va bene. Adesso sono andato anche un po' oltre. Abbiamo imparato come si crea. Adesso facciamo il close all. Abbiamo imparato come si crea un diagramma di dispersione con l'istruzione plot. Abbiamo imparato come si aggiunge il testo, l'etichetta delle diverse unità. Abbiamo visto come si mettono l'etichetta delle diverse variabili e abbiamo visto anche come inserire il titolo in maniera dinamica che combina testo e numeri. Bene, apriamo un po', la chat e vediamo se c'è qualcosa. Dist frec auto MLX. Ecco, allora, aspetti adesso signor Giacinto Guarino, adesso lo vediamo questo alla fine della lezione, va bene? Tanto adesso questo non lo facciamo, oggi si riferiva alla lezione di ieri, adesso andiamo avanti. Adesso però alle 10:45 torno da lei e lo vediamo. Bene. Dunque, poi, già che ci siamo, andiamo a dire qualcosa nei grafici. Per esempio, quando io ho questo il grafico, qua abbiamo detto che dentro Tools oppure View Property Editor, io dentro il View Property Editor qua il grafico lo posso modificare. Prezzo, la label di prezzo ci metto Pippo, vedete qua mette Pippo nell'asse Y, oppure controllo qua la griglia, controllo insomma il valore dei limiti, il valore minimo e massimo dell'asse Y, 1500, qua ci metto 2000. Insomma, sono tutte cose che potete fare come si fa qualsiasi editor qua di magari relativo ad Excel. Oppure tutte queste cose possono essere fatte da codici. Perciò dentro come fate a recuperare tutte le proprietà del grafico? C'è un comando che si chiama GCA, che vuol dire Get Current Axis. Andiamo a vedere. Vedete? GCA, andiamo a vedere nell'help. Vai, aprilo. Get current axis. Questo qua ci dice che recupera, lo chiama appunto gli assi, recupera le caratteristiche del grafico e qua vi fa vedere una serie di esempi. Per esempio, se io faccio questo codice, questo qua, ahí, metto get current axis, lo metto nella variabile x. Poi qua controllo la font size, controllo lo spessore, controllo il limite degli assi, controllo il, vedete, x-tick dir, la direzione degli x-tick, se è esterna oppure interna. Insomma, posso controllare tutte le proprietà. Provatelo. Andate qua e fate esegui, evaluate selection. E lui l'ha applicato qua al vostro grafico. Vedete le queste segni di stick adesso che danno verso l'esterno? Riproviamolo. Allora, ho il grafico precedente, poi prendo AX uguale get current axis. Get current axis, poi gli dico AX font size. Vedete AX punto e vedo tutte le proprietà. Per esempio, AX vale le scorro tutte. Questo qua, font size, l'ampiezza dei font 20. Ed eccolo qua, vedete il font size 20. Perciò AX uguale get current axis, così lo metto tutto nella variabile X. Poi AX punto e li vado a vedere tutti. E ce ne sono migliaia di opzioni. AX.color, AX.color, andiamo a vedere red. Eccolo qua. Va bene.
Poi potete prendere il testo, metterci, insomma, fare tutto quello che volete. Insomma, il trucco è fare get current axis e mettere il tutto in una variabile, come era magari allora Pippo uguale get current axis. Poi Pippo ho tutte le proprietà di Pippo. Font size, font name, allora font size uguale a 30, vengono delle font size, vabbè, che sono enormi, ok? Oppure, se invece di fare questo Pippo uguale get current axis, se invece di fare una cosa del genere, assegnare il contenuto di get current axis ad una variabile che si chiama Pippo, allora, adesso facciamo close all e rifacciamo rigirare questa zona. Voi potete, mediante il comando set, senza prima si assegnava get current axis, si assegnava il nome della variabile Pippo e poi c'è cioè, Pippo punto e assegnavo il valore. Oppure gli posso dire set get current axis, cioè gli dico set get current axis, virgola, apice. E qua vedo già direttamente le proprietà. Vedete? Allora, per aprire font size 16. E qui ho fatto la stessa identica cosa. Va bene? Perciò set get current axis, virgola, apice, tabulatore e li vedo tutti. Va bene? Ok. Font name, font units, grid color, questo qua avete, potete sbizzarrirvi con tutte le possibili proprietà. Title. Ok, no, va bene. Va bene, questo lasciamolo perdere. Insomma, qua andate dentro get current axis oppure ci potete andare dentro view property editor, dentro property editor e andate qua dentro more properties e qua sono esattamente tutte le proprietà che trovate a codice. Property Inspector, queste qua sono tutte le proprietà che trovate a codice. Font size, vedete anche qua 16 e qua ci metto 8. Vedete? Va bene? Bene, perciò lo potete utilizzare benissimo come fosse Excel. Allora, in ogni argomento cerco sempre di dirvi qualcosa di più e qualcosa di diverso in modo tale che quando guardate questi file devono essere un punto di partenza per esplorare il mondo che c'è assolutamente dentro MATLAB. Andiamo nella chat se c'è qualcos'altro. Bene, ok. Andiamo avanti, perciò abbiamo visto adesso come calcolare i coefficienti di correlazione lineare, come fare l'implementazione manuale, abbiamo visto come creare un diagramma di dispersione con etichette personalizzate e come insomma, personalizzare in termini di fonti, in termini di titoli, degli assi, di valore minimo e massimo degli assi, il diagramma di dispersione. Andiamo avanti nell'esposizione e ecco, quello che adesso andiamo a fare è non solo l'analisi della correlazione, ma andiamo anche a cercare di capire se la correlazione che io ho trovato nel mio campione è significativa o meno. Innanzitutto, quando io ho più di due variabili, se ho due variabili, io mi faccio il diagramma di dispersione tra le due variabili. Se invece io ho più di due variabili, come ad esempio è il caso di questo conad R, questo file conad R, ho più variabili, che adesso andiamo
a caricare in MATLAB questo file con ADR, perciò io vado a fare close all, clear all, mi cancello tutto nel mio workspace, così non mi rimane niente. Perciò di adesso mi vado a caricare questo file che è con ADR, se lo vediamo, questo file, vedete, ha quattro variabili. Quattro variabili sono rispettivamente le visite, l'età, il numero di componenti della famiglia e le spese effettuate. Perciò ho quattro variabili e io quello che posso fare, sì, posso fare il diagramma di dispersione, per esempio, tra la prima colonna e la seconda colonna, tra la prima e la terza, ma io quello che voglio fare è anche un diagramma di dispersione tra ogni variabile e l'altra, e questo si fa con gplot matrix, cioè la matrice dei diagrammi di dispersione. Gplot matrix di mio x mi fa la matrice di diagrammi di dispersione. Eccolo qua. Mi mette sulla diagonale principale gli istogrammi riferiti alle mie quattro variabili. Il diagramma di dispersione è 4x4, perciò questo è il diagramma di dispersione tra la prima e la seconda variabile, tra la prima e la terza, tra la prima e la quarta. Allora, andiamo a vedere com'è fatta questa gplot matrix. Gplot matrix, andiamo a vedere la sintassi. Gplot matrix, open nel browser. Ecco, gplot matrix. Gplot matrix qua mi dice, allora, gplot matrix può essere chiamata, vedete, con un argomento di input, con due, con tre, anche con quattro, cinque, sei, sette argomenti di input. Allora, se il secondo argomento di input non deve essere chiamato, allora ci mettete, vedete qua ve lo dice, le parentesi quadre e chiuse aperte. Cioè, questo è il modo per non chiamare un secondo argomento. Qua vi dice gplot matrix la puoi chiamare con tutti questi argomenti. Qua sono 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non lo vuoi il secondo? Allora ci metti la parentesi quadra aperta e parentesi quadra chiusa. Per esempio, CLR. CLR è il cosiddetto colore. Andiamola a vedere. CLR. CLR mi dice dimmi il colore. Il colore che è specificato come etichetta RG o come tripletta RGB, come intensità di red, green e blu. Allora il red, questo qua è esattamente il colore rosso, oppure green. Vedete, il colore rosso ha intensità di RGB 1, intensità di verde 0, intensità di blu 0. Adesso non lo so, comunque, per chi non lo sa, vado un po' su internet a vedere come la codifica RGB dei colori. Allora, CLR vuol dire che colore. Allora, vediamo un po'. Se io voglio personalizzare la mia gplot matrix, e perciò abbiamo visto che CLR sarebbe l'input, che è l'input numero 1, 2, 3, 4. Perciò io devo chiamare la funzione gplot matrix con 2, 3 vuoti e 4 il colore che voglio. Vedete, questi qua sono gli argomenti della gplot matrix. Io voglio personalizzare il colore, perciò colore è l'argomento 1, 2, 3, 4. Perciò gplot matrix x, argomento 2 che non c'è, argomento 3 che non c'è, argomento 4 red. E questo qua è, mi viene il tutto in colore rosso. Va bene? Poi vediamo questo qua, l'argomento 5, che è sim, sarà appunto il tipo di simbolo. Sim, marker symbol. Che marker symbol vogliamo? Allora, vedete, per esempio, se metto la X, queste qua sono le croci, S sono i quadratini. Sono i diamonds, appunto i rombi. Proviamo con D. Allora, vediamo. Questo qua, sim è l'argomento numero 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sim è l'argomento numero 5. Dopo, esattamente dopo color.
argomento 5, vedete R, argomento 5 D, e questi qua sono i diamonds, perciò me lo fa in colore rosso e vedete con i rombi. D'accordo? Perciò questo è il modo di leggere l'ELP. Questa è una tipica funzione in cui ci sono tanti argomenti. Se alcuni argomenti io li voglio, va bene, li inserisco. Se altri argomenti io non li voglio, però io devo fare riferimento ad un argomento che è in posizione 5, il secondo, il terzo e il quarto non li voglio, e allora li devo chiamare come vuoti, vedete? Anche se il colore io non lo voglio. Voglio solamente la tipologia del simbolo, argomenti 2, 3, 4 vengono chiamati come vuoti e perciò mi fa qua il simbolo D. D'accordo? Allora, andiamo avanti, poi allora il quinto argomento è il simbolo, il sesto argomento è size, questo qua è l'ampiezza. Poi andiamo a vedere l'argomento 7, 8, dispopt. Dispopt l'argomento 8, dispopt, ok, dispopt, e ci dice cosa vuoi visualizzare sulla diagonale. Voglio visualizzare gli istogrammi, voglio visualizzare il grafico, questo qua sarebbe simile a degli istogrammi raggruppati, oppure voglio visualizzare questo che sono i nomi delle variabili. Allora, vediamo un po'. Questo, i nomi delle variabili, era l'argomento che era l'argomento 9. Andiamolo a vedere in questo dispopt. Dispopt è l'argomento 9. Dispopt, allora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allora, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. L'argomento 8. Vediamo un po'. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Quell'argomento 9. Vediamo un po'. Vediamo un po'. XNAM. Ok, no, l'argomento 9. Vedete, XNAM, i nomi delle colonne. L'argomento 9, ha ragione. L'argomento 9. Andiamola a vedere questo argomento XNAM. XNAM è in posizione 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. XNAM, andiamo a vedere, XNAM sono i nomi delle variabili, i nomi delle colonne. Allora, se io questo lo chiamo con l'argomento 9, nomi, andiamo a vedere che cos'era nomi qua nel mio workspace. Nomi contiene i nomi delle variabili. Vedete, visite, tag, componenti, spesa. Perciò, se gplotmetrics lo chiamo come nono argomento questo nomi, allora mi mette qua i nomi delle variabili. Vedete? Andiamo a vedere invece l'ottavo argomento, che l'abbiamo guardato prima. L'ottavo argomento invece era questo dispopt. Dispopt, andiamo a vedere questo dispopt che era l'ottavo argomento. E questo qua ci dice cosa vogliamo inserire sulla diagonale. Sulla diagonale vogliamo inserire gli istogrammi, vogliamo inserire per esempio none, non ci mette niente. None come argomento 8. Allora lui sulla diagonale principale qua non ci mette niente, lo vedete. Andiamo a vedere come argomento 8 invece ci posso mettere stairs. Vedi, qua ci dice stairs sono gli outline degli istogrammi raggruppati. Andiamo un po' a vedere. Se qua ci metto stairs, mi fa gli outline degli istogrammi. Eccoli qua, vedete gli outline degli istogrammi. Allora, la matrice di diagrammi di dispersione si può fare o con il comando gplotmetrics. E abbiamo visto come la sintassi di gplotmetrics, però la sintassi di gplotmetrics, vedete che è una sintassi, bisogna andare lì a contare, questo qua è l'argomento 5, 6, 7, 8, 9, insomma,
Secondo me questo G-Plot Matrix è stato fatto 10 anni fa, adesso è esattamente fuori moda. Comunque, dentro, utilizzando l'FSDA Toolbox che spero abbiate scaricato, abbiamo il comando SPM Plot. SPM sta per Scatter Plot Matrix. SPM Plot. Scatterplot Matrix. Eccolo qua. E questo è quello che vi salta fuori con il comando SPM plot dell'FSDA Toolbox. Poi, anche qua può essere opportunamente personalizzato. Magari qua c'è l'opzione dispopt box. Vediamolo. Allora, dispopt che è box in questo caso vi mette sulla diagonale principale i box plot invece degli istogrammi. Bene, allora andiamo un po' a vedere e commentare il grafico perché abbiamo fatto molto adesso molto codice, ma l'interpretazione è importante. Vedete tutti questi box plot? Presentano tutti outlier nella coda di destra della distribuzione. Li vedete qua tutti gli outlier, tutti nella coda di destra. Vuol dire che vedete anche la lunghezza del baffo superiore rispetto al baffo inferiore, molto più grande. Questi sono tutti esempi di asimmetria positiva, casi in cui la coda destra della distribuzione è molto più lunga della coda di sinistra. Andiamolo un po' a vedere anche con gli istogrammi. Andiamo un po' a vedere con il grafico degli istogrammi. Vedete la coda di destra della distribuzione, vedete la simmetria di tipo positivo. Insomma, tutte queste variabili sono caratterizzate da forte asimmetria positiva. Poi possiamo mettere anche i nomi delle variabili. Inseriamo appunto anche i nomi delle variabili. Allora, visita e spesa, l'abbiamo già visto. Comunque, tra spesa e visite vuol dire che all'aumentare delle visite al supermercato aumenta la spesa, perciò bisogna far andare la persona all'interno del supermercato perché tante più visite farà e tanto maggiore sarà il suo ammontare di spesa. Al contrario, tra spesa e classi di età non sembra esserci una relazione, diciamo così, una relazione chiara. Se infatti fate anche qua, inserite gli assi cartesiani, vedete che in termini di scostamenti dalla media, qua i punti sono disposti in tutte e quattro i quadranti. Insomma, il commento sulle variabili è quello di una simmetria positiva per tutte e quattro. Forte relazione diretta tra spese e numero di visite, assenza di relazione tra visite ed età. Ok, poi queste slide, come al solito, li avrete. Allora, questo è il modo per fare apparire gli istogrammi sulla diagonale principale, il modo per far apparire i box plot con questa opzione di dispopt sulla diagonale principale e così via. Dunque, allora, abbiamo fatto già che eravamo qua. Abbiamo cominciato ad introdurre l'analisi multivariata. Lasciatemi andare adesso a vedere se ci sono delle cose in chat. No, ci sono domande in chat, posso andare avanti? Perciò negli ultimi 10 minuti abbiamo visto la matrice di diagrammi di dispersione, abbiamo visto come inserire diverse opzioni nella matrice dei diagrammi di dispersione. Tanto fatemi controllare se la registrazione va avanti. Sì. Ok. Allora, se ho due variabili, io ho una matrice di correlazione che è 2x2. Se io ho p variabili, io ho una matrice di correlazione o di covarianza che è p per p. Come è fatta la matrice di covarianza? La matrice di covarianza ha sulla diagonale principale la varianza delle diverse variabili nella matrice. E
è al di fuori della diagonale principale, ho le covarianze. Le covarianze tra le diverse coppie di variabili. Matrice simmetrica, perciò la covarianza tra escon1 e escon2 è uguale alla covarianza tra escon2 e escon1. Perciò una matrice simmetrica, una matrice che in cui sulla diagonale principale ha tutti elementi maggiori o uguali a 0, sono le varianze, sono somma dei quadrati, al di fuori della diagonale principale, al contrario, ho elementi che possono essere positivi o negativi. Elementi positivi indicano che la covarianza tra quella coppia di variabili è positiva e perciò ho una relazione di tipo crescente. Viceversa, se il valore della covarianza è negativa. Invece, la matrice di correlazione sulla diagonale principale ha la correlazione tra ciascuna variabile e se stessa. Perciò la covarianza tra una variabile e se stessa è la varianza. Perciò qua varianza diviso radice quadrata di varianza al quadrato e perciò mi salta fuori 1. Insomma, la correlazione tra ciascuna variabile e se stessa è 1, perciò sulla diagonale principale della matrice di correlazione è esattamente il numerino 1. Al di fuori della diagonale principale della matrice di correlazione ho rispettivamente i coefficienti di correlazione lineare tra le diverse coppie di variabili, cioè numeri che variano nell'intervallo meno 1 più 1. Se un determinato numero è pari a 0,80, vuol dire che la relazione tra le due rispettive variabili, due corrispondenti variabili, è pari all'80% del valore massimo possibile. Dunque, quello che adesso noi, quando andiamo a calcolare questi numerini, ci interessa capire se questi numerini, poi, se questa relazione tra le diverse coppie di variabili è campionaria oppure no. Cioè, questa relazione tra i coefficienti di correlazione lineare che noi troviamo nel campione sono significative o meno. Perciò andremo a fare un test ipotesi su una distribuzione e assumiamo una distribuzione normale che è normale bivariata. Normale bivariata perché abbiamo a che fare con due diverse variabili e andiamo a sottoporre a test ipotesi, perciò io mi attendo che un minimo di test d'ipotesi del corso di statistica sia noto. Cioè nel test ipotesi andiamo a verificare una determinata ipotesi su un universo di riferimento. Noi estraiamo un campione di dati, questo campione dei dati, nel caso dei consumatori, di questi 500 consumatori Conad, questo è un campione dei consumatori italiani. Perciò ci chiediamo, nel nostro campione otteniamo un coefficiente di correlazione lineare tra visite e magari e spesa che è 0,60, faccio per dire. Questo è il coefficiente di correlazione lineare che otteniamo nel campione. Ci chiediamo qual è il vero coefficiente di correlazione lineare nell'universo? Cioè, in termini di consumatori italiani, qual è il vero coefficiente di correlazione lineare tra il numero di visite e la spesa? Ci sarà un numerino ignoto, chiaramente questo numerino ignoto lo conosce solo Dio. Noi osserviamo solamente un campione, andiamo ad estrarre il nostro campione. Andiamo a calcolare il coefficiente di correlazione nel nostro campione e ci interessa fare un test d'ipotesi. Il valore che noi otteniamo, per esempio 0,60, è capitato 0,60 per effetto delle fluttuazioni campionarie, cioè per il fatto di aver estratto un campione, oppure la relazione nell'universo effettivamente è significativa? Cioè, il nostro coefficiente di correlazione lineare nell'universo è 0 oppure no? Questa è la nostra ipotesi. 0 nell'universo vuol dire assenza di correlazione lineare tra le due variabili. Perciò andremo a fare un test di ipotesi, andremo a testare che il coefficiente di correlazione lineare nell'universo sia 0. E ci chiediamo, se nell'universo è 0, qual è la probabilità, ossia il p-value, qual è la probabilità di osservare un risultato campionario, per esempio nel campione di 0,60. Se troviamo un p-value che è alto, vuol dire che la probabilità che sia vera questa ipotesi che nell'universo sia 0 è elevata. Se invece il p-value è basso, andiamo a rifiutare la nostra ipotesi, che nel nostro caso la nostra ipotesi è coefficiente di correlazione lineare nell'universo pari a 0. Insomma, per fare questo test di ipotesi, io ho bisogno di ripassare una serie di concetti sulla distribuzione normale
E adesso le andiamo a ripassare, distribuzione normale univariata, facciamo un piccolo ripasso e poi ho bisogno di affacciarmi a quella che è la distribuzione normale che è bivariata. Allora, come è fatta la distribuzione normale univariata? La distribuzione normale univariata ha questa tipica forma a campana, è simmetrica attorno a questo parametro mi, che sarebbe la media della distribuzione. Questa è la sua espressione. Questa è la sua espressione. Cioè, questa espressione matematica mi produce questo. Cioè, se qua c'è l'asse x varia da meno infinito a più infinito e ho questa espressione matematica in funzione di questi due parametri mi e sigma, io se la vado a tracciare ottengo esattamente questa curva, cioè una curva che è il massimo in corrispondenza di questo parametro mi, o una curva che ha due flessi in corrispondenza del questo mi più sigma e mi meno sigma, o una curva che è simmetrica appunto rispetto a mi, che è asintotica rispetto all'asse della scisse, cioè vuol dire limite per x che tende più infinito della curva mi va 0. Limite per x che tende a meno infinito della curva mi va 0. Ok, adesso queste cose le andiamo a vedere in pratica. Andiamo a verificare se questa espressione matematica vi dà luogo esattamente a questa curva. Il file che ho preparato si chiama normale, normale out. Dunque, andiamo nel sito. Questo è normale, normale out. Richiami distribuzione normale univariata. A prenderlo. Boh, forse ce l'ho già aperto, credo. Normale, normale out. Ecco, c'è il file MLX oppure il file dice, ecco, mostrare la funzione di densità della variabile casuale normale standardizzata. Cioè, vogliamo mostrare esattamente questa funzione qua. Distribuzione normale standardizzata vuol dire una distribuzione che ha media 0 e varianza pari a 1. Questo vuol dire normale standardizzata. Perciò la funzione, questa funzione qua, sarà centrata attorno allo 0 e simmetrica attorno allo 0 e avrà i punti di flesso in corrispondenza dei valori meno 1 e più 1, perché sigma è 1 e mi è 0. Dunque, questa funzione in MATLAB, la densità della normale, si fa con norm PDF. Andiamola a vedere, norm PDF. Vedete, Normal Probability Density Function, norm PDF. Perciò se gli do x un vettore di numeri, una sequenza di numeri tra meno 3 e 3, norm PDF mi calcola, mi calcola insomma la densità della normale. Norm PDF chiamata con tre argomenti mi calcola la distribuzione normale con una determinata media e con un determinato sigma. Perciò se gli argomenti 2 e 3 della funzione norm PDF io li ometto, chiamo solamente norm PDF con un solo argomento di input x, lui assume che io faccio riferimento alla distribuzione normale standardizzata, standard normal distribution. Allora, se io qua, perciò x è una sequenza che va da meno 4 a 4, per esempio, la funzione la rappresento nell'intervallo meno 4, 4, e qua faccio il norm PDF di x, cioè mi calcolo la coordinata y, mi calcolo la coordinata y. Poi faccio il plot di x e y, è questo che mi salta fuori. Andiamo a cancellare il grafico che avevo prima, perciò andiamo a chiudere tutti i grafici. Allora, io mi sono trovato y, l'output di norm PDF, ho x, la sequenza che va da meno 4 a 4, plot di xy, e questo qua mi fa il plot della funzione di densità. Le funzioni di densità che al massimo in corrispondenza allo 0, i flessi in corrispondenza dei punti 1 e meno 1 e asintotica rispetto all'asse della scisse. Poi, come al solito, se io,
Andiamo avanti. Questo allora è il plot della funzione di densità. Poi ci chiediamo, questa funzione di densità, bene, qual è invece la probabilità che questa variabile casuale assuma valori minori o uguali a 1, assuma valori minori o uguali di 1,5, assuma valori minori o uguali di 2,6? E per rispondere a questa domanda facciamo riferimento alla cosiddetta funzione di ripartizione. Cioè, l'ordinata della funzione di ripartizione, che si fa tramite la funzione norm PDF, perciò norm PDF, la parola PDF vuol dire Point Density Function. Invece, CDF vuol dire Cumulative Distribution Function, funzione di ripartizione. Questa norm CDF, la funzione norm CDF, andiamola a vedere nelle norm CDF, è la cosiddetta funzione di ripartizione, cioè la probabilità di ottenere valori minori o uguali dell'x di volta in volta considerato. Cioè, allora, norm PDF del valore 1,96 e qua mi dice l'ordinata di 1,96. Va bene? Perciò l'ordinata di 1,96, quando al posto di x ci metto 1,96, questo qua è 0, mi viene l'esp di meno un mezzo per 1,96 al quadrato per 1 diviso 2 pi greco e questo qua è la densità. Invece norm CDF mi indica la probabilità di ottenere nella distribuzione normale standardizzata valori minori uguali di 1,96 e questa probabilità è 0,975. Chi ha fatto il corso di statistica 1 se lo ricorderà questo 1,96 che sono esattamente gli estremi dell'intervallo di confidenza al 95%, cioè la probabilità nella distribuzione normale standardizzata di ottenere un valore che è minore o uguale di 1,96 è del 97,5%. Invece questa norma PDF è l'ordinata della densità. L'ordinata della densità quando x è 1,96, y è 0,058, cioè quando x è 1,96 l'ordinata è 0,058. Andiamola a vedere anche qua. Quando x è 1,96 l'ordinata qua 1,90 e questo qua è 1,90, questo qua è 0,058. Queste qua sono le coordinate, e vedete coordinate di 2, mi posiziono in ogni punto e vedo la coordinata y. D'accordo? Invece la funzione di ripartizione è la probabilità di ottenere valori minori o uguali del numero che di volta in volta do. Perciò per fare il plot della funzione di ripartizione io prendo sempre la mia sequenza da meno 4 a 4 e invece di fare norm PDF faccio norm CDF. Prendo questo vettore y con 1 e vado a fare il plot. Ecco, questo è il grafico della cosiddetta funzione di ripartizione. Perciò una probabilità, perciò sull'asse della scisse e sull'asse delle ordinate ho numeri che variano tra 0 e 1, e questa è una probabilità. Sì, capita che all'esame di statistica c'è gente che trova una probabilità pari a 27, ma adesso è un po' di tempo che non faccio più l'esame di statistica, ma i colleghi me lo riportano regolarmente, ma la probabilità varia nell'intervallo 0-1. Perciò la funzione di ripartizione è asintotica a sinistra verso l'asse della scisse, cioè il limite per x che tende a meno infinito della funzione di ripartizione è 0 e il limite per x che tende a più infinito della funzione di ripartizione è 1. Vuol dire che nella normale standardizzata, se prendo questo punto e questo punto è meno 0,7, la probabilità di ottenere un valore che è minore di meno 0,7 è 0,242. Andiamo a prendere un valore che sta qua. Nella normale standardizzata la funzione di ripartizione in corrispondenza di 2,1, cioè la norm CDF
di 2.1, la probabilità di ottenere valori minore o uguale di 2.1 è 0.9821. Bene. Perciò la funzione di ripartizione è la probabilità di ottenere valori minore o uguali dell'x di volta in volta considerato. D'accordo? E invece la funzione di densità è semplicemente la generalizzazione della funzione di probabilità di massa nel caso discreto, cioè se io lancio il dado, io ho solamente 6 valori e ognuno di questi ha probabilità un sesto. Qua ho infiniti valori, non esiste la probabilità di un singolo valore, dato che ne ho infiniti, o meglio, la probabilità di un singolo valore è zero, ma faccio riferimento alla probabilità associata ad un determinato intervallo. Poi, se queste due funzioni, io la norm PDF e la norm CDF, io voglio inserirle in due pannelli, lo faccio tramite la funzione subplot. Allora, questi due, prendo questo codice e li inserisco qua in due pannelli separati. Eccoli, vedete? Inserisco qua in due pannelli, funzione di densità e questa funzione di ripartizione. Perciò, questo 1, per esempio questo 1 qua, sarebbe la probabilità di ottenere valori minori o uguali a 1. Probabilità di ottenere valori minori o uguali a 1, cioè sarebbe nella funzione di densità l'integrale tra meno infinito e 1. Poi l'integrale appunto che viene tabulato e o viene risolto da MATLAB appunto in un nanosecondo. D'accordo? Perciò la probabilità di ottenere valori minori o uguali di 0.7, che è 0.242, vuol dire che l'area, cioè l'integrale da meno infinito a meno 0.7 dell'integrale della funzione di densità, è 0.242. Allora, abbiamo detto che la funzione di densità è questa espressione. Funzione di densità è questa espressione. E questa espressione qua che è niente in MATLAB andarla ad implementare, andare a interpretare, andare a implementare l'ESP di meno 0.5, vedete, per x meno mi diviso sigma al quadrato. Questo, x meno mi diviso sigma. Poi diviso la radice quadrata, vedete, di 2 per pi greco, vedete, la radice quadrata di 2 per pi greco per sigma. E questa qua sarebbe, dato le coordinate x, questa sarebbe il mio valore della funzione di densità, implementato manualmente. Implementato manualmente. Ma quello che ho trovato prima, oppure quello che trovo adesso con questo YCHK, è esattamente la stessa cosa. Cioè, effettivamente, questa espressione, che è l'espressione della normale, distribuzione normale, e questo è il modo in cui si calcola. Allora adesso facciamo il plot di x e poi si chiama YCHK. Bene, e questo qua era, togliamo questo grafico, plot di x, YCHK. Se vedete, questa qua è mi, questa mi, mu, questa qua è 0. Se avessi messo mu pari a 3 e rieseguo questo codice con mu pari a 3 e poi vado a fare adesso il plot di YCHK con mu pari a 3, vedete, con mu pari a 0 la funzione è centrata attorno a 0, con questo mu pari a 3, vedete, adesso mu pari a 3, io rivado a fare il grafico con mu pari a 3, la distribuzione è centrata attorno al valore 3, vedete il massimo ce l'ha in corrispondenza del valore 3, se mu è uguale a 1.3, rivado a fare il calcolo e poi vado a fare il plot di YCHK in corrispondenza del valore mu pari a 1.3, vado a fare il grafico, ecco che la distribuzione normale è centrata attorno a 1.3. Effettivamente 1.3, questo parametro, è in corrispondenza del massimo della funzione di densità. D'accordo? Funzione simmetrica, perciò in questo caso la probabilità di ottenere valori minori di 1.3 è 0.5, la probabilità di ottenere valori superiori è 0.5. Vediamo invece il parametro sigma. Allora, torniamo a noi, mettiamo questo mu pari a 0. Mu pari a 0,
andiamo a rifare il calcolo e questo plot, e allora è centrata adesso sullo 0. Bene, poi se voglio fare il fighetto posso metterlo nel file MLX, fare uno slider in cui mi cambia questo valore mu, come abbiamo visto già in una delle volte precedenti. Dunque, andiamo invece a vedere questo sigma. Adesso sigma è 1. Supponiamo che sigma sia 0.1. Rivado a fare il calcolo. Rivado a fare il plot. 0.1. Vuol dire sigma, il parametro è legato alla variabilità. Guardate la variabilità adesso della densità come è centrata attorno a 0. Perciò questo sigma è il parametro che controlla la dispersione nei miei dati. Tanto più sigma è vicino a 0, tanto più i dati sono tra loro concentrati, non presentano variabilità, la loro variabilità è 0. Al posto di sigma adesso uno, andiamo a metterci il valore 3. Il valore 3. Allora andiamo a rifare il calcolo e andiamo a fare di nuovo il plot. Sigma pari a 3 e guardate, vedete sigma pari a 3? Vedete come è questa distribuzione, vedete com'è con molta più variabilità. D'accordo? Perciò sigmi è il parametro di posizione. Indica appunto l'ordine di grandezza del fenomeno, è una media. Sigma appunto è un indice di variabilità. Tanto più è grande sigma, tanto più le code sono appunto la funzione è una campana sempre più allungata. Ok, bene. Poi, come c'è la distribuzione normale, c'è anche la distribuzione TD Student. Se vi ricordate, noi avevamo analizzato anche gli indici cosiddetti di asimmetria di Curtosi, e in questo caso nell'indice di Curtosi noi andavamo a verificare com'era l'ampiezza delle code rispetto a quella della distribuzione normale. E come c'è la distribuzione normale? Ci sono tante altre distribuzioni. Come c'è la densità della distribuzione normale, c'è anche la densità della distribuzione T, cioè la densità della distribuzione T di student. Perciò, come c'è norm PDF, c'è anche TPDF. Andiamo a vedere l'help di TPDF, vedete, poi è il nome della distribuzione, poi PDF per indicare la funzione di densità di probabilità. TPDF, eccola qua, di questi numerini. Allora, questa è l'espressione. Come c'è l'espressione della distribuzione normale, c'è anche l'espressione della distribuzione TD Student. E questa TD Student è funzione di questo parametro che si chiama nu, altrimenti noto come gradi di libertà, altrimenti noto in statistica 1 come la dimensione del campione meno 1, i gradi di libertà erano, perciò dovevo andare a vedere quante unità avevo, meno 1 e i test sulla media dell'universo si distribuivano con una TD student con n-1 gradi di libertà, nel caso in cui il campione è piccolo. For more information on the student TD distribution, e qua prevedete, questa qua è la funzione di densità, la funzione di ripartizione, cioè la probabilità di ottenere valori minori di x, cioè l'integrale da meno infinito a x. Cioè, e MATLAB risolve in un nanosecondo chiaramente questo integrale. Poi ci sono tutta una serie di esempi, e qua vi fa vedere l'esempio della funzione di densità della TD Student con questo diverso parametro nu. Quando questo parametro nu, i gradi di libertà, è piccolo, le code sono pesanti, cioè lì la Curtosi è maggiore di 3. Al contrario, quando questo parametro nu tende all'infinito, allora la distribuzione TD Student tende alla distribuzione normale standardizzata. In pratica, la distribuzione TD Student è una distribuzione normale con code pesanti. E qua, in questo esercizio, si propone esattamente questo, cioè di andare a confrontare la distribuzione normale standardizzata con la distribuzione TD Student. Perciò ho la mia sequenza X. Ho questo, i gradi di libertà, il parametro della distribuzione TD Student, questo invece è il parametro LangWidth e controlla l'ampiezza delle linee.
nel grafico. Allora, norma PDF, mi vado a fare la densità della distribuzione normale standardizzata con media 0 e varianza 1. Invece qua TPDF mi vado a fare la densità della distribuzione TD Student, in questo caso con due gradi di libertà. Faccio girare questa section e vedo il grafico. Ecco, questa è la differenza. Vedete, la TD Student con due gradi di libertà presenta una distribuzione che ha code pesanti, perciò indice di Curtosi che sicuramente è superiore a 3. Perciò se nel campione ottenete un indice di Curtosi che è superiore a 3, probabilmente avete a che fare con una distribuzione con code pesanti, cioè con una distribuzione, perciò che non è una distribuzione normale, ma una distribuzione con code pesanti, probabilmente una distribuzione TD Student. Poi, per trovare nella distribuzione normale e nella distribuzione TD Student, mi vado a chiedere qual è la probabilità di ottenere valori compresi in un determinato intervallo? Oppure qual è la probabilità di ottenere valori maggiori magari di una determinata coordinata? Oppure mi vado a chiedere qual è il quantile? Cioè in una distribuzione normale standardizzata, io mi chiedo qual è il quantile che mi lascia alla sua destra un 2,5% di probabilità, cioè che mi lascia alla sinistra il 97,5% dei valori. Perciò la densità si fa con norme PDF, la ripartizione, la probabilità di ottenere valori minori o uguali si fa con norme CDF, il quantile invece si fa con norme INV, la funzione inversa, cioè vediamo questo. Allora, il quantile 0,975, cioè il valore che mi lascia alla sinistra una probabilità del 97,5%, è esattamente 1,96. Cioè la norma CDF di 1,96, la probabilità in una distribuzione normale standardizzata di ottenere valori minori di 1,96 è di 0,975. Cioè l'inversa di 0,975 è esattamente 1,96. Perciò con i quantili io fisso la x e trovo la coordinata y. Invece nel calcolare la probabilità, io mi chiedo, fisso la coordinata x, per esempio 2, mi chiedo qual è la probabilità di ottenere valori minori di 2, perciò fisso la x e trovo la mia probabilità. Nel caso dei quantili, io fisso la mia probabilità, il mio input è la probabilità, e voglio vedere qual è la coordinata x che mi lascia alla sinistra una determinata probabilità e ho alla destra una determinata probabilità. Di conseguenza, norme CDF di 1,96, lo ripeto, la probabilità di ottenere in una distribuzione normale standardizzata valori minori di 1,96, che è 0,975. Perciò fisso la coordinata x e mi ritorna la probabilità. Norme INV invece fisso la probabilità e voglio la coordinata x. Coordinata x è 1,96. Andiamo nella chat a vedere se c'è qualcosa. La funzione title con il linguaggio LaTeX. Certamente, 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 certamente. Allora, abbiamo un plot a caso. Supponiamo di avere questo plot. Ok, abbiamo questo plot. D'accordo? Allora, facciamolo anche doc questo, così lo mettiamo qua. Bene, allora, title e ci scriviamo Pippo. Title Pippo e lui mi scrive Pippo. Poi gli posso scrivere x al quadrato. Vedete che lui, mettendoci questo segno, accento circonflesso al quadrato, lui lo capisce che è il quadrato, d'accordo? Oppure, mettendoci questo, va bene, l'integrale, per esempio, da meno 3 a 3.
Allora, vedete, integrale da meno 3, vedete questo meno 3, lui lo capisce, lo mette come pedice, mette come pedice solamente il meno, vedete il meno 3. Di conseguenza, quello che deve essere pedice sia il meno sia il 3, e perciò la graffa. Guardiamolo, vedete che c'è l'integrale da meno 3 a 3, vedete che adesso è andata a finire tutto sopra. Questo con meno 3 è andato a finire tutto come pedice. Poi gli possiamo mettere x al quadrato più y al quadrato più vedere questo qua più y al quadrato, e qua scrivo in linguaggio matematico tutto quello che voglio dell'integrale. Se voglio fare il fighetto, ci metto anche l'integrale doppio, e poi lo metto qua in dx di y. Eccolo qua. Vedete come ho scritto tutto qua in linguaggio LaTeX. Pippo, me lo tolgo. Ecco, lui nelle versioni nuove di MATLAB, lui lo capisce direttamente che io sto scrivendo il linguaggio LaTeX. Nelle versioni vecchie di MATLAB, per dirgli guarda che io sto scrivendo il linguaggio LaTeX, dovevi dirgli guarda che il mio interprete, qua ci sono diversi interpreti, ci sono, se questo qua none, se l'interprete è none, vuol dire che lui questa stringa non la capisce. Perché come fa un computer a capire che backslash int vuol dire appunto l'integrale, che poi l'underscore vuol dire il pedice? Interpreter none, perciò non lo capisce. Qua come interpreti ha quelli che sono i linguaggi maggiormente utilizzati per scrivere i testi scientifici. Poi andate su internet, cercate LaTeX e trovate tutto quello che volete. Perciò interpreter LaTeX, e allora lui lo capisce che questo title error updating test string scala must have an interpreter syntax. Ok, e vedete che non lo capisce più questo LaTeX, ecco. Ok, updating test, lui non lo fa. Questo qua è un bug di Matra, perché prima l'ha fatto e adesso non lo fa più assolutamente. Perciò mi fai qua il close, mi rifai il grafico, mi rifai qua il grafico me lo rifai, e a questo punto qua mi questa me la fai direttamente col mio interprete LaTeX, d'accordo? Perciò nelle versioni vecchie di MATLAB bisognava dargli l'opzione interpreter LaTeX, e io lo uso sempre. Nelle versioni nuove di MATLAB, voi sapete che se cominciate a scrivere questi simboli, allora lui capisce già direttamente che li deve interpretare come pedice e come apice. Allora, dentro quest'ambiente LaTeX, per scrivere le equazioni, io devo inserire il segno di dollaro. Andiamo a vedere. Vedete? Segno di dollaro. Segno di dollaro, e a questo punto gli dico, guarda che il mio interprete, il segno di dollaro lo devi capire come apertura di un'equazione, perciò interpreter, a questo punto interpreter è LaTeX. Il segno di dollaro lo devi capire non come simbolo da inserire nel grafico, ma lo devi capire, al contrario, lo devi capire come simbolo per inserire un'equazione. Ecco, vedete, interpreter LaTeX, così il segno di dollaro lui lo capisce, che sta per entrare in ambiente equazione. E qua ci scrivo magari l'equazione, ci scrivo equazione numero, magari numero 10, uguale. Allora, andiamo a vedere. Vedete, equazione numero 10 uguale, questo lo interpreta come testo, e poi da questo punto in poi lui sa che è equazione, cioè il simbolo di dollaro.
Per chi vuole saperne di più sull'ambiente LaTeX, come scrivere in LaTeX, che è tutto quello che facciamo regolarmente in ambiente statistico, tutte le volte che scriviamo dei paper, chiaramente non utilizziamo Word, ma utilizziamo questo linguaggio che è appunto il linguaggio LaTeX. Qua vedete questo mio editor di testo e anche il libro di Statistica 1 è stato scritto tutto in linguaggio LaTeX. Vedete, questo è il libro di Statistica 1 e questo vedete qua, indici di eterogeneità, vedete la tabella si fa con Big-in Tabular e questo vedete appunto il libro di Statistica 1 come è stato scritto originariamente in questo linguaggio LaTeX. Bene, siamo andati oltre, dipende dalla vostra fama di sapere, dalla vostra fame di sapere e quanto volete imparare. Io sono assolutamente a disposizione. Voi mi chiedete qualsiasi cosa di statistica, mi chiedete qualsiasi cosa di MATLAB oppure di Excel oppure di LaTeX, qualsiasi cosa. Io sono drogato del sapere. Se una cosa non la so, vi giuro che la studio e mi faccio trovare pronto il giorno successivo. Mi raccomando di avere anche voi la stessa voglia di avere, di imparare, di conoscere. E qua c'è tutto un mondo dentro questi software, ma una volta che li conoscete, poi è chiaramente che vi vengono a cercare a casa per trovare lavoro. Io non so, per esempio, cosa fare di primo e cosa fare di secondo. Bene. Ok, adesso io stoppo la registrazione e invece stoppo la registrazione.